carenza di interventi, mancanza di programmazione, ma soprattutto sporcizia e disperazione a volontà. È in stato di totale abbandono l'ex centro commerciale di Vulcania, un impianto che dei fasti degli anni Ottanta ha conservato ben poco, denuncia Salvo Tomarchio, presidente della Commissione Comunale Tributi. Una struttura che oggi è un bivacco per senza tetto, che avrebbero bisogno dell'aiuto delle istituzioni e non di un'enorme pattumiera. L'impianto è attualmente diviso tra locali appartenenti a privati e un'ampia zona che ospita la sede della Municipalità di Borgo Sanzio. In qualità di presidente della Commissione al Patrimonio, Tomarchio ha raccolto le segnalazioni del personale comunale, che ha evidenziato come alcuni spazi dell'ultimo piano siano diventati bagni improvvisati per i clochard. A questo vanno aggiunti gli atti vandalici e il rischio continuo di essere aggrediti in inverno quando si fa buio. Già in passato associazioni e volontari avevano cercato di ripulire tutto, ottenendo ben pochi risultati, dato che, prosegue Tomarchio, l'amministrazione continua a disinteressarsi del problema. Eppure parliamo di un luogo dove disagi e problemi sono estremamente evidenti, un'area che, oltre al degrado sociale, deve fare i conti con questioni di carattere strutturale, come la carenza di stabilità e robustezza di scale e portici esterni. Oggi le voragini nel pavimento e le crepe sono state messe in sicurezza con assi di legno tenute insieme da fil di ferro. Poi, conclude Tomarchio, più nulla.